Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno in collegamento dall'Ucraina con la signora Victoria. Lei è una abitante italiana perché ha sposato un italiano, è italiana a tutti gli effetti, ma soprattutto in questo momento è ucraina ed è in Ucraina appunto. In particolar modo dov'è? In che città è? Sumy è un paese a Sumy, non è lontano da Kursk. Diciamo che noi abbiamo frontiera con Kursk, Kharkov, Ho si capito. presenta Kharkov. Diciamo che 2 ore, io non sono brava di chilometri, ma 2 ore mi serve da Kharkov. Diciamo che qua in centro che succede tutte queste cose qua adesso, sì, sono in centro. Ecco, una domanda veloce. Innanzitutto, com'è la situazione in questo momento? Se nella sua città è tranquilla o se sa qualcosa anche di Kiev in particolare? Allora, a Kiev è un disastro, solo questa notte, diciamo, è passato abbastanza tranquilla. Parlo adesso solo di mio paese. Ieri sera alle 8, alle 7 si è cominciato a suonare sirene e tutto quanto. Siamo tutte, perché abito in palazzo, e tutte siamo andate in bunker, quel che è proprio sotto palazzo. Abbiamo aspettato 3 ore perché dicevano che buttano bombe, proprio bombe, perché io abito praticamente un posto, se lei vede, adesso faccio vedere se si vede, Sì, grazie. un posto dove c'è palazzo, proprio dove abitano gente, proprio abitano gente, non abbiamo qua niente di particolare senso, aeroporti, Sì, cose sensibili. Allora siamo state 2 ore, io ho preso tanto freddo, ho detto basta, non lo voglio più niente, sono andata a casa e fino a mattina ero in silenzio, ma ogni sera è uguale. Allora, in mia città si è scoppiato 2 bombe, uguale una via dove abita gente. Si è rotto finestre, tutto quanto, tante spaventate. E altro giorno, perché mia paese, mia città è stata bloccata. Per esempio, c'è uscita e entrata. Tu Ho non puoi capito. uscire e non puoi entrare perché russe mettono su i blocchi. Ieri sera, perché adesso tanta gente si è spaventata e scappano verso Lvov, dove vanno Zakarpattia, scappano. E allora è un posto blocco, sia state sparate. Allora, in macchina ero una donna, due bimbi e un uomo. E praticamente è stata uccisa una donna, Ah, proprio quindi colpita. ci sono state delle perdite da voi. Sì. Sì. Allora, morta quella signora, adesso 2 figli rimaste, diciamo, rimaste 2 figli e un uomo. Morte due, perché noi abbiamo praticamente uomini. Che uomini normali come lei, che ha preso adesso l'arma e controllano città, controllano. Ucraini. È stata, Sì. sì, ha preso morte 3 uomini, questo che sto, Sì. sicuramente perché ascolto sempre il nostro sindaco. E allora così, Ma da la... mangiare una. Sì, la vostra Prego, città dimmi. è assediata dai russi o i russi hanno solo bloccato, cioè ci sono Sì, proprio i allora militari russi loro. che girano? Sì, allora, loro bloccate uscita e entrata. Ci sono quelle piccole russe che girano qua tra di lì, diciamo che cercano quelle uomini nostri, cercano partigiani, ecco, Sì, una ho vera capito. partigiani qua. Ma ci sono russe, sì, ci sono russe, abbiamo visto anche noi, abbiamo visto mio amico, che adesso anche mio amico, 50 anni, loro controllano la mia città per capire come dov'è. E allora sì, ci sono russe, ci sono roba da mangiare, è rimasta qua per un giorno o Ah, due, non moltissimo. so, perché non perché quello che è rimasto da mangiare finisce fra 2 o 3 giorni. Allora code al negozio, no, per esempio altro ieri ho fatto 3 ore in coda per comprare un po' di pane, un po' di salame, quel che è rimasto, perché praticamente io ho 2 vecchiette a casa, mamma e papà. Papà ha 82 anni, che ha demenza, mamma che cammina pochissimo. Sì, devo dare da mangiare. Se io posso vivere con un wurster e una patatina, io vivo, per carità, ma loro vecchiette, o papà ha demenza. Io spiego che è guerra, ma si capisce Sì, malissimo. volevo. Allora io ogni giorno come matta cerco carote, cerco cipolla, sto in fila di là, sto in fila di qua, farmacia uguale, file
code in farmacia incredibili, non, e poi praticamente gente soffrono di depressione e non c'è niente, tutto chiuso. Sì. E Ah, sono scusi, andata oggi al mercatino. le volevo chiedere, premettendo che non conosco bene la geografia dell'Ucraina, questo mi scuso, il Donbass è vicino al suo territorio, la Allora, parte russofona. Donbass è abbastanza lontano da mia città, abbastanza lontano Donbass. Ma per esempio, quel che è successo nel 2014, che loro adesso danno colpa a Sì. noi, a 2014, voi. Allora, noi da quanto sappiamo che gente da Donbass che volevano Russia, gente uscivano con bandiera dalla Russia, io tengo bandiera di Ucraina qua attaccata a finestra, diciamo che noi parliamo sempre, lasciatemi stare a vivere noi, Donbass dovevano decidere da sole cosa loro vogliono. Vogliono l'Ucraina o vogliono la Russia e tutto qua. Nessuno aspettava che finisce proprio così. Noi non tocchiamo Donbass. Non, perché adesso parlano che nostra gente si uccidano, nostra gente, anzi, ma una roba, ma mi fa scoppiare la testa. Ma l'amicizia che c'era fino a ieri con la Russia, cioè era solo per noi occidentali oppure già c'era attrito molto prima anche del 2014 con l'attacco nel Donbass? Cioè Sì, dal il collegamento che 2014. c'è tra russi ed ucraini, ricordando che la Russia parte dall'Ucraina, cioè storicamente. Cioè, io avevo intervistato delle signore che abitano qua a Tagliadipo e dicevano: guarda, noi abbiamo parenti che sono russi, molti di noi sono sposati con russi, eccetera. Quindi adesso c'è anche una lotta tra di voi, oppure le persone russofone, diciamo, che sono nel vostro territorio e convivono con voi o sono viste male? Punto di domanda. Sappiamo, perché noi abbiamo tanti parenti alla Russia, parenti, abbiamo mamma, papà, sorelle, anzi tra i miei amici ci sono gente che chiamano per esempio a San Pietroburgo oppure a Mosca e dicono quel che succede, è successo che buttano Putin che butta bombe, loro rispondono, ma come? Ma voi siete matti? E voi che sparate a voi per dare colpa a Mosca, loro non credono. Ho Non capito. credono, noi mandiamo tanti video, parliamo nostra lingua, loro non credono, è questo che fa tanta paura perché ti sembra non è normale. Noi mandiamo video, quel che è successo a Sumed, mia città, altra, loro sicuri che questa è colpa nostra, Putin, bravo, è tutto qua che noi vogliamo NATO perché noi vogliamo uccidere russi. Ma che roba, ragazzi, noi viviamo qua, facciamo il nostro mondo. Quando è arrivato Zelensky, per esempio, pian pianino questi 3-4 anni si sistemano strade da noi, una volta ero, adesso diventa più carina, più, sì, abbiamo fatico Economicamente. economicamente. Scusa, perché già anche parlo poco italiano, vabbè, già abbiamo vita, già cominciato pian pianino. Adesso strade rotte, monte, bellissime monte che ha fatto Zelensky, è rotte, si è scoppiate, è tutto qua. Ma cosa noi vogliamo da voi? L'unica cosa che noi vogliamo dalla Russia è lasciate stare noi, che noi viviamo qua. Ma adesso, quello che abbiamo adesso, guarda, io adesso si è calmato, perché giorno 24 ero nipotina con me, mia bimba. Mi chiama mia figlia alle 4 di mattina, urla, piange, mamma, preparati valigie, preparati bimba, andiamo via, scappiamo, si è iniziato. Io mi sono accendo TV e vedo Putin che urla e io ho capito che questa è verità. Io cosa ho fatto? Ho preparato la bimba, ha detto che io non vado via perché ormai voi siete giovani, dovete scappare, dovete salvare bimbi. E io rimango qua con le mie vecchiette, rimango qua, se devo morire, muoio qua, mia terra. No, ma lei urla, ma lei piangeva, ma lei piangeva, mamma, ti prego, a ginocchi. Dico no, io non vado via, no, non vado, qualsiasi costo, se io poi devo lavorare, aiutare qua a ospedale, rimango qua, non vado via. E allora 2 giorni ho pianto come matta, ho pianto proprio, ma una roba, dopo mi sono preso mano.
Io ho pensato che devo pensare che sarà tutto bene, speriamo che se cambia il mondo e devo pensare anch'io di me stesso, di mie vecchiette. E già pian pianino mi sono un po' calmata, ma prima 2 giorni ero pesantissima perché guardando fuori e mia città ero sempre macchina e gente, adesso vuota. Ieri alle 6 spengono luce fuori, tutto buio, parlano che non dobbiamo accendere luce a casa. Sì, e noi in buio, per fortuna che c'è internet, per fortuna, perché mio marito è in Italia, mi chiama ogni ora, quando lui si sente sereno, si spaventa, perché davvero se una volta io ho sentito, perché qua si è scoppiato un tank, c'era qualcosa a città, era una... Ma in mia vita, una paura incredibile, io correvo come matta in bunker. No, per adesso è così, dopo non so. Vittoria, adesso parlano di bombe nucleari, parlano. No, speriamo di no. Non allora. So se è vero. Allora, parlano molto serio, guardi, parlano. Io la ringrazio, naturalmente le faccio gli auguri che tutto si sistemi, che possa ritornare tranquillamente in Italia. E sappiamo che ci sono gli incontri nel confine con la Bielorussia, speriamo che la diplomazia riesca a fare un passo in più di quello che riusciamo noi cittadini normali. E lei naturalmente è in collegamento con l'Italia, sa che l'Italia in questo momento sta appoggiando assolutamente l'Ucraina. E quindi a questo punto io spero di rivederla a taglio di po', spero di offrirle un buon caffè grazie. Italiano. No, volevo dire anche grazie a tutti i miei amici, perché tutti i ragazzi con chi lavoravo io, mia datore di lavoro, mi chiamano ogni giorno: Vittoria, si è svegliato, si è a posto, Vittoria, guarda, mi scoppia il cuore perché proprio sento voi siete vicini a noi. Grazie con cuore, grazie, molto importante. Grazie a lei.